Il miglior pulmino familiare, 9 posti, è questo qua. Ciao amici e bentornati sul canale di Piccardi, il canale dove non facciamo recensioni di auto, ma bensì andiamo a vedere le auto in tutti i piccoli particolari, praticamente tutto quello che non riuscite a vedere negli altri video e ne analizziamo. Pregi e difetti, e molte volte le proviamo anche per vedere se valgono quanto ce le fanno pagare o meno. Oggi ho sotto mano questo fighissimo, perché posso dire che è fighissimo, Ford Tourneo Custom, immatricolato 2023. L'altro giorno è stato immatricolato. Motore 2000 turbo diesel, 110 kW, 150 cavalli, 9 posti. E devo dire che di 9 posti e di pulmini ne ho provati a tonnellate, e questo a mio avviso è fatto veramente bene. Ha delle pecche come tutti, che adesso andiamo a vedere naturalmente. Non preoccupatevi, che andiamo a vedere i pregi e i difetti di questo piccolo pulmino. Piccolo, oddio, piccolo non è, perché vedete, vi metto le dimensioni qua sotto, non è piccolissimo, però in compenso è facilissimo da guidare e ha anche soluzioni molto molto intelligenti che non ho trovato sugli altri minivan, ragazzi. Devo dire che la Ford, in quanto ha cromature e LED, fari lenticolari, sensori di parcheggio, roba veramente scintillante, è un bel nero metallizzato questo. Cerchi in lega da 17 a 5 dadi. È bello, è un custom, quindi lo vedete, è molto molto curato. Pedane, vetri, hanno i vetri privacy, sono quasi totalmente scuri, però c'è, cioè, sempre però. Guardate adesso questa soluzione molto intelligente. Se andate a vedere tutti gli altri specchietti retrovisori, hanno la freccia qua, e generalmente quando tu sbatti, fai manovra, passi vicino a una macchina, la prima cosa che rompi è la freccia. Invece guardate qua dove l'hanno messa, cioè l'hanno messa qua in modo da essere protetta, ed è una cosa molto molto intelligente. Non preclude la visibilità, perché è veramente visibilissima. Il parabrezza è riscaldato e ci sono i sensori per i tergi cristalli e per i fari. Come vi ho detto, fari lenticolari, ha solo questa striscia LED, che se vado ad aprire vedete, freccia normale e striscia LED. I sensori di parcheggio sono solo qua anteriormente e ce li ha anche posteriormente. Non ha le telecamere perimetrali, magari come può essere quello super ultra accessoriato, però ragazzi anche questo si difende benissimo. Guardate i particolari di tutte le cromature che ha, guardate anche qua la scritta Ford qua dentro il faro in rilievo, è veramente molto molto curato. Adesso vado a chiudere la porta, perché questo qua è un doppia porta, vedete, ha la doppia porta scorrevole sia da un lato che dall'altro. I fanali posteriori lo stesso, sono a lampadine normali, io le vedo da qua. Avrei preferito magari ci fosse una retrocamera di parcheggio, però anche solo con i sensori si parcheggia molto molto bene. Una cosa che devo dirvi è che quando magari parcheggiate vicino a un'altra macchina dovete avere lo spazio necessario per poter aprire il portellone, perché è veramente grande. Ma iniziamo a vederlo già nei minimi particolari. I vetri, vedete, sono scuri, però hanno addirittura anche le tendine. Qua troviamo una presa 12 volt. Questo è veramente, questo è un vano portaoggetti, naturalmente. Presettina, qua c'è una presa d'aria che è comandata dal clima bizona che c'ha là davanti. Non ha la veletta, vedete, come hanno quasi tutti questi minivan, generalmente c'è una veletta che copre i bagagli. In questo caso non c'è. Però contate che i vetri sono privacy, quindi si vede ben poco e niente. La ruota di scorta, che si trova qua sotto, si porta giù da qua, ovvero qua vedete che c'è un dado, ci si infila una chiave, la chiave che trovate nel kit,
si gira e la ruota viene giù e potete sostituirla tranquillamente. Queste fettuccine che vedete qua servono per ribaltare i posti. Come vedete, questo posto, il posto centrale, ha una sorta di tavolino. Se io vado a tirare questo, questo viene giù, vedete che questa diventa praticamente una zona, un lounge bar, una roba del genere. Le valette, guardate, anche questi vetri sono riscaldati, hanno due gancettini molto semplici da agganciare. Manigliette, ce li ha proprio da tutte le parti. È molto molto scuro, perché i vetri posteriori sono veramente scuri, ragazzi. E si fa sicuramente fatica a vedere, però il bello di questo è che è veramente privacy. Per portare giù il portellone, guardate, c'ho questa fettuccina e devo dire che questo mezzo è nuovo, però è tosta, cioè ci dovete mettere un po' di forza per andare a portarlo giù. Ma andiamo a vedere praticamente i dettagli, la serratura che troviamo qua, perché la chiave di questo mezzo è una chiave normale, guardate, è come le chiavi delle Ford Fiesta. Quando aprite si aprono solo le porte e non si apre il portellone posteriore. Per aprire il portellone posteriore dovete cliccare questo. Ma guardate la cura di questa macchina. Le plastiche, nonostante non siano, cioè sono plastiche rigide, sono veramente assemblate bene. Questa invece è una plastica morbida, ha una cromaturina, blocco porte. Adesso la macchina mi avvisa che la portiera è aperta, quindi non la posso bloccare. Le cromature che troviamo in moltissime Ford Fiesta. Apertura del vano motore, che dopo andiamo a vedere. E qua c'è un bel portabottiglia che è veramente utile, perché sapete che quando stiamo guidando ci butto qua dentro la bottiglia e posso prenderla facilmente senza andare a magari a quelle che c'ho nel tunnel, perché qua nel tunnel c'è il freno a mano. Cromaturine nelle bocchette dell'aria, qua c'è sicuramente una tazza che si usa come posacenere. In questo caso non ci sono le tazze, in questa versione non ce le hanno date perché è una versione non fumatori, però generalmente mettono le tazze. Qua ci sono tutti i comandi per i fari, intensità della luce del quadro strumenti, adesso qua è in automatico perché vi ho detto che ha i sensori. Questa invece è la regolazione dell'altezza dei fari, che vado a cliccare così. Vedete, io adesso ce l'avevo in auto, però lo mettete in zero, lo mettete dove volete e li potete azionare da qua. Guardate le cromature, cioè a cromature non hanno veramente badato a spese. Anche qua nel volante. Il volante è in pelle ed è molto molto morbido. Adesso andiamo su che vi faccio vedere un paio di cose. Airbag e porta occhiali, molto molto utile, perché questo è molto molto utile. Le cinture sono regolabili in altezza. Lucettina che posso accendere e spegnere quando voglio. L'aletta parasole è veramente grande ed è veramente utile, perché la grandezza è quella giusta. Qua abbiamo lo specchietto retrovisore, che è normalissimo, non ha il sistema di antiabbagliamento, però contate che questa macchina è vetri scuri, quindi è difficile che qualcuno vi dia fastidio con i fari. Anche in questo lato abbiamo quello che c'è direttamente su questo. Plafonierine ultra mega semplici, ed è quello che serve, la semplicità senza fronzoli. Questo vano devo dire che è praticamente quasi piatto, quindi non lo so la sua utilità. C'è dentro praticamente un antisdrucciolo, però penso che se metti qualcosa qua e parti veloce ti vola via. Come un'altra cosa che ho notato è questo vano, lo stesso, che sicuramente si può utilizzare magari solo per mettere documenti, perché se stai guidando è difficile accedervi. Anche in questo, vedete, qua c'è addirittura una presa USB e un accendisigari, una presa 12, vedete? Anche qua ci si possono mettere tranquillamente dei documenti, oppure se voglio metterci un telefono a caricare, però contate che qua, vicino al parabrezza, questa storia diventa veramente molto molto calda, come adesso è molto caldo, quindi se ci mettete un telefono a caricare, occhio, perché magari lo surriscaldate e andate a cuocerlo. Cosa troviamo qua nella parte centrale? Adesso vado a prendere le chiavi e andiamo a accendere il quadro. E devo dire che la posizione di guida
È perfetta. Il quadro è normalissimo, non è digitale, ha solo questa parte digitale, tutto il resto è analogico. Adesso vado ad accendere, si accenderà il display principale. Mi sta dicendo che la porta del guidatore è aperta, adesso sono andato a chiuderla. Guardate, ho i comandi degli alzavetri, belli anche questi con queste cromaturine. Il comando della chiusura dei retrovisori che posso chiudere e aprire a mio piacimento, quindi magari se devo passare un po' stretto, vado, lo chiudo e poi lo riapro. Questi sono i comandi per regolarli. Ha il pieno di carburante, come vi ho detto, motore 2150 cavalli e mi segna 746 km di autonomia. Frecce e regolazione dei tergivetri. Qua sono tutti i comandi per il cruise control e il limitatore di velocità. Invece da qua posso comandare sia un device, un cellulare quando lo connetto e anche varie parti del menu. Vedete, tachimetro, motore spento acceso, start and stop, vedete. Mi dice varie informazioni e le comando tutte da qua. Posso spegnere e accendere i sensori di parcheggio. Qua ho due modalità, cioè modalità di guida normale e modalità guida eco, sono solo due. E questo posso disattivare e attivare l'ESP, il sensore di stabilità. Quello che ho notato è che non trovavo, la prima volta che l'ho guidato, non trovavo il tasto dello start and stop. Dello start and stop perché lo cercavo cioè dal lato del guidatore e invece Ford in questo caso l'ha messo qua nella bocchetta del lato passeggero, quindi non è molto intuitivo arrivare ad attivare e disattivare lo start and stop, vedete? Però contate che lo posso sempre attivare e disattivare anche dal menu, però se alla fine sto guidando, cioè non dovrei distrarmi ad attivare, vedete? Attivare e disattivare lo start and stop. Climatizzatore che posso regolare totalmente da qua, vedete, varia condizionata, temperatura e potenza delle ventole. Qua ho l'autoradio che adesso ho acceso. Posso collegare telefoni, posso controllare le app, trova cellulare. Qua vado sull'audio e qua vado sulle impostazioni. Posso portarlo così, vedete c'è il wifi, il Ford Pass Connect, qua mi dà il veicolo, avviso sedili posteriori occupati, poi vi faccio vedere questo cosa è, perché quando vado a spegnere il veicolo questo mi dice se ho i sedili occupati o meno. Non so se c'ha app veramente per il telefono, lo devo frugare bene. Trova cellulare, adesso vado a chiudere. Non ha sicuramente Android Auto o il sistema della Apple, perché l'ho cercato anche prima ma non l'ho trovato. Vedete, app cellulare e non mi trova niente. Comunque questo lo devo andare a vedere. Vado, adesso ho acceso un po' l'aria perché sta facendo veramente veramente caldo, ragazzi. E sedili riscaldabili, posso andare a selezionare il riscaldamento dei sedili, vedete che come clicco parte al massimo e poi se voglio abbassare la temperatura devo andare a cliccarci su. E questo è il tasto per riscaldare il parabrezza. Quindi se c'è il parabrezza che mi si sta appannando, io ce lo clicco e lo riscaldo. Il tasto del triangolo delle frecce di emergenza è veramente microscopico, veramente piccolissimo. Presa USB, ne avrebbero potuto mettere qualcun'altra in più, anche perché lo spazio c'è. Presa 12 volt, che è sempre utile. Questa cruscotteria, ragazzi, è morbidissima, è veramente morbida, morbida. Vano portaoggetti, veramente molto capiente e illuminato. Qua c'è un altro portabottiglia. Guardate le cromature, addirittura intorno alle casse audio. Le finiture di questa macchina, le vedete, guardate. I tappetini che hanno il blocco per evitare che vadano avanti e indietro. Qua c'è un piccolo vano, ma di dubbio funzionamento, perché non so cosa si riesce a mettere qua. Se magari ci sta un telefono, adesso provo col mio telefono. Il cambio
Questo cambio è un cambio manuale a 6 marce, però vedete, magari ci metto il telefono qua e alla fine, guardate, ci sta anche. Sì, un altro vano porta bottiglia qua, con il porta bottiglia che esce fuori, che è veramente molto molto utile. Vedete, lo posso mettere qua, ci metto la bottiglia qua al centro, non devo mettere magari una bottiglia troppo alta perché alla fine va a toccare sulla leva del cambio, però ci metto una bottiglia di acqua piccola e ci sta benissimo. Guardate le finiture del freno a mano, è tutto in pelle e ha questa bellissima cromatura. Oltre a questo, nei sedili passeggero ci sono altri due portabicchieri, e questo è un elastico, magari uno ci deve mettere una cartelletta che sta viaggiando o roba del genere. Il sedile guidatore ha anche un bracciolino, che io sinceramente questi bracciolini così non mi piacciono tantissimo attaccati ai sedili, perché con l'andare del tempo questi vanno a rovinarsi, perché col peso il perno che li tiene si rovina, quindi a furia di tirarlo su e giù questo si rovina. Però è una soluzione alla fine che ci sta. Ripeto, Ford ha fatto veramente bene questa macchina, e vi dico, dopo la proviamo anche in strada, che si fa guidare veramente, si guida come una vettura, anche gli spazi. Adesso vi faccio vedere, vado a mettere i sensori di parcheggio, la retromarcia tiro e vado a mettere qua, e vedete, c'ho un aiuto alla manovra che mi dice gli ingombri sia anteriormente che posteriormente, e naturalmente c'ho anche il segnale acustico. Questa è una sorta di, cioè, di bussola, roba del genere. Con questo tasto posso andare, vedete, a spegnere il display totalmente, oppure lo posso riaccendere così. Ma andiamo a vedere la cosa più figa di questa macchina, che sono i posti posteriori. Vedete, io adesso ho spento la macchina e il veicolo mi dice: verifica che i sedili posteriori siano liberi, e c'è l'immagine dei sedili con un seggiolino, ed è molto importante per via dell'antiabbandono, perché qualcuno si è dimenticato il figlio nei posti posteriori. Quando vi dico che mi piacciono vetture veramente fatte con cura, lo vedo anche da queste cose. Guardate, guardate l'apertura, cioè l'apertura di questi, molti hanno solo due cernierine piccolissime, invece questo vado ad aprire e guardate, dentro ha una doppia cerniera che permette di aprirlo molto più agevolmente. Ha di blu, e qua ci facciamo il diesel. Il sedile è regolabile in altezza, e questo, vedete, regola anche l'altezza della seduta. Cioè è veramente, ragazzi, fatto molto 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 bene. Andiamo ad aprire i posti posteriori, che sono scorrevoli, e guardate, questi sedili si possono smontare e si possono mettere nelle file normali, cioè ossia con la vista verso la strada. Però devo dire che così sono molto più fighi. Vedete, hanno tutte le regolazioni qua. Ci sono due porte USB anche qua dietro. Anche questi, guardate, anche questi tappetini sono tutti totalmente agganciati. Guardate qua, le bocchette dell'aria per i posti posteriori, le lucettine di quando vado ad aprire, e qua c'è la pedana che mi permette di salire agevolmente. Ossia, così mi sento proprio un VIP salendo. Stiamo andando alla casa del Grande Fratello. Ragazzi, velettine anche qua che posso portare giù così, e qua c'è il meccanismo per aprire e chiudere questo vetro, che vedete che si apre leggermente un po' a compasso. Devo dire che è veramente, forse è un po' deboluccio a mio avviso, perché vedo che c'è un perno veramente piccolo piccolo. Però la cosa intuitiva è che, vedete, io per sbloccarlo in ogni caso devo cliccare questi e mi sblocca la maniglietta. Qua aria ne entra veramente poca, ragazzi, quindi contate di più magari sull'aria condizionata, che su questo mezzo veramente funge veramente tanto. Porta bicchieri anche qua, dei piccoli porta oggetti, due porte USB per caricare telefoni e quant'altro. I sedili naturalmente hanno tutti gli interni ISOFIX. Questa fettuccia invece serve per riportarci su questo sedile,
sono veramente comodi, già provati, ho viaggiato dietro. Plafonierine che posso attivare e disattivare cliccandoci sopra e le bocchette, ragazzi, guardate, le posso sia girare e le oriento e poi le posso anche chiudere così. Se devo chiudermi dentro, vedete, tiro la maniglia da qua e la porta praticamente viaggia da sola. Per aprire invece, vedete, questi sono dei blocchi, rifaccio lo stesso movimento, tiro. E la porta, cioè, scorre, naturalmente questo è un mezzo nuovo, la porta scorre benissimo da sola. Anche su questo lato trovo porte USB, ne ha una marea dietro, e sempre i portabottiglie. Adesso vado ad aprire anche qua e vi faccio vedere che l'abitabilità di questo mezzo è veramente molto molto comoda. E la cosa figa è che posso fare delle gite o con la famiglia. Posso smontare addirittura singolarmente i posti e farlo magari o 6 posti oppure lo faccio 7 posti. Levo il posto di centro e ne lascio solo 2, li posso girare. Insomma, è versatilissimo, cioè ci puoi fare tutto quello che vuoi. Ha le casse posteriormente, oltre a quelle, vedete, ce li ha anche qua. Addirittura c'è anche i tweeter qua. Questo fa troppo buio. E qua invece ho i comandi dell'aria, posso scegliere tra aria fredda e aria calda e qua posso scegliere dove mandarla e anche tutta la potenza dell'aria. Ragazzi, maniglette ovunque e devo dire che, ripeto, è veramente uno dei pulmini familiari migliori che abbia mai provato. Adesso vi faccio vedere velocemente il vano motore e alcuni piccoli particolari che ho notato anche dall'altra parte. Vedete, prima vi ho fatto vedere che per portare giù la ruota bisognava prendere una chiave e vedete che io, guardate, ha anche le luci nei lati delle portiere. Vado ad aprire e qua trovo il crick con la chiave che mi servirà per portare giù la ruota. Guardate qua, ragazzi, è veramente curato molto 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 bene. Quella leva mi serve per spostare il sedile a mio piacimento. Adesso mi prendo il telefono e me lo porto via. Andiamo velocemente a vedere il vano motore, che andiamo ad aprire da qua. La leva, quella levetta col simbolo, leva proprio ogni dubbio. La leva leva. Vado ad aprire con una mano il vano motore e guardate qua. Paratia insonorizzante, naturalmente pochissimo lo spazio per metterci mani, qua ci devono mettere mani solo in officina. Tassello motore veramente gigante. Olio che si fa, si rabocca da questo piccolissimo tappo qua su, guardate, è veramente piccolo. Però il livello lo possiamo controllare benissimo da questa stira. Qua ci vado a riempire l'acqua dei lavavetri e guardate là in fondo, qua trovo il gancio per fare il traino, ossia in caso di guasto prendo quel gancio, levo questo tappino, lo vito dentro e posso trainare il veicolo. Spinette in plastica che non amo tantissimo, specialmente su questi mezzi. Guardate, questo è il sensore che mi indica se il cofano anteriore è aperto o meno. Il polo per fare il ponte con i cavi o con un avviatore, nel caso questo veicolo rimanesse in panne, vedete? Qua c'è il perno e questo è il positivo dell'auto. Dopodiché o vado ad attaccare la carcassa oppure c'è sempre il gancio per il negativo, dove vado ad agganciare la pinza del negativo e vado a fare un ponte. Cioè, nel caso, ripeto, la batteria si fosse scaricata, lo facciamo ripartire. E adesso, ragazzi, la parte più divertente, ossia andare a provarlo. In cintura, mettersi la cintura è veramente facile perché ce l'hai proprio qua e quindi non ti devi sforzare per andare a prenderla. Levo il freno a mano, metto il telefono in questo vano portatelefono che sembra studiato apposta. Non pensavo fosse studiato così, ragazzi, guardate, cioè lo giro
giro con un dito, con una mano. Il volante è semplicissimo. Adesso vi faccio sentire anche il suono dei sensori di parcheggio. Le sentite? Cioè, se mi segnala l'ingombro qua, sono abbastanza bassi, ma sicuramente si possono regolare. E vado a partire. Frizione naturalmente morbidissima. Ripeto, livello di insonorizzazione è veramente top. Non sento nulla. Sicuramente, cioè, posso dire che pari a un Mercedes Vito, roba del genere. Il motore spinge veramente bene e le sei marce sono azzeccate, perché ho guidato con la sesta marcia e mi ha cambiato letteralmente il consumo che avevo, l'autonomia che avevo, quindi in sesta va veramente ad abbassare i consumi. Gli innesti sono veramente cortissimi e il fatto che sia alto poi è molto pratico per, cioè, per l'innesto. Guardate, cioè sono veramente corte le marce. Cioè anche in curva si comporta veramente molto 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 bene. Non ho vibrazioni da nessuna parte. Contate che questo naturalmente è un mezzo nuovo, poi bisogna vedere negli anni questi come si comportano, però ne ho guidato la versione precedente, un mezzo con 200 e passa mila chilometri, e devo dire che non peccava neanche quello, quindi sono mezzi che alla fine valgono quello che costano. Comunque ragazzi, io vado a riparcheggiare questo mezzo perché adesso andrà in mano degli altri clienti. Come al solito, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se volete iscrivervi al canale potete farlo tranquillamente, ricordatevi di commentare, farmi sapere tutto quello che sapete voi su questo mezzo, se lo conoscete, se l'avete guidato, e niente, come al solito ragazzi, per oggi è tutto, ciao e alla prossima.